Un benvenuto a tutte e a tutti. Siamo insieme a Maurizio Butturini. Ciao Maurizio. Ciao Chiara, ben trovata. È appena iniziato l'anno scolastico, sei già piena di impegni, di idee, di frequentazioni di scuole, di mail, di richieste. Com'è la temperatura, Maurizio? Stai un po' ascoltando gli insegnanti? Sì, Chiara, tutto cambia. Quando arriva il momento di tornare a scuola, tutto cambia. Improvvisamente il tempo diventa pieno di contatti, di domande, di cose da fare, da preparare. E in questo periodo, beh, occupandomi un po' di formazione, ma poi attraverso magari le richieste che arrivano per la rivista, insomma, per il nostro, la posta, diciamo, la posta che arriva con domande, poi incontrando gli insegnanti ho avuto modo di sentire come stanno le nostre colleghe che ieri hanno cominciato prevalentemente l'inizio della scuola. Allora, diciamo così, dentro di me c'era un pensiero, no? Mi chiedevo se ci fosse l'entusiasmo, il desiderio di ricominciare, come sempre accade quando arriva il primo giorno di scuola. E in effetti c'è. Ecco, questa è una cosa bella per me, perché nonostante tutte le fatiche, le difficoltà che ci sono, che si aggiungono, c'è questa voglia di incontrare i bambini, di stare con loro e di vivere la vita di scuola. Certo, ci sono molte riflessioni da fare, decisioni da prendere, anche perché magari arrivano colleghi nuovi, bisogna riflettere insieme e decidere subito, in pochi giorni, che cosa fare. Ci sono situazioni come ad esempio l'organizzazione che richiede proprio di fare delle scelte. Ecco, su questo avevi già preparato, selezionando un po' le richieste dagli insegnanti che già ti sono arrivate in questo periodo, avevi già preparato alcuni suggerimenti, alcune indicazioni, alcune riflessioni. E, tra queste, per esempio, come organizzarsi con le bolle. Certo, lì naturalmente bisogna seguire le indicazioni innanzitutto che vengono date a livello ministeriale e dal Ministero della Salute, ma tenendo conto di questo e dell'esperienza dell'anno precedente, c'è stato chi ha intrapreso anche dei cambiamenti rispetto all'organizzazione delle bolle. Prima di tutto ci siamo chiesti anche in vari gruppi di dialogo che cosa ha significato vivere nelle bolle, quindi isolarsi, rinunciare a volte al confronto, al fare insieme, a lavorare con dei gruppi di bambini misti di sezioni diverse, a non poter utilizzare appunto gli altri spazi. Abbiamo vissuto una separazione prolungata, ecco, e una cosa che ha pesato molto è stato non poter mettere assieme gli sguardi sul bambino, perché un bambino visto da più adulti, è un bambino che ha più probabilità di farsi conoscere, no? A volte sono necessari più sguardi per integrare e anche correggere quello che sappiamo di un bambino. Diciamo che c'è stato anche chi ha trovato dei vantaggi in questo isolamento, una relazione più profonda ed esclusiva con i bambini, l'essere indipendenti, poter fare in autonomia le proprie decisioni, le proprie scelte, però in realtà, secondo me, vale sempre la metafora della scuola come paese. Ecco, quindi le sezioni sono come le case di un paese, il salone è una piazza dove ci si ritrova, il cortile è il parco o lo spazio, diciamo, sociale e di scoperta dove tutte le persone che abitano in quel posto possono ritrovarsi e vivere esperienze. E questa separazione che l'abbiamo vissuta tutti nella vita reale, nella scuola si è riprodotta proprio allo stesso modo, insomma, ecco.
Però noi abbiamo bisogno di spazi privati, personali, ma anche di spazi di incontro attivo con gli altri, di condivisione, di sentire che siamo appartenenti ad una comunità, no? E ho visto che in molti casi il fatto di essere separati in bolle ha comunque incentivato il gruppo degli insegnanti a parlarsi, magari anche attraverso la rete o con tutti i modi possibili, e a condividere, a camminare insieme, ecco. In molte altre scuole invece è stato difficile portare avanti una progettualità pensata e condivisa, ecco. Poi le bolle hanno cambiato anche un po' la gestione delle relazioni con le famiglie, perché non poter presentarsi come gruppo che condivide un progetto, che porta avanti insieme, anche affronta le difficoltà, ha uno stile, insomma, educativo, eccetera. Sì, ha cambiato i rapporti, ha creato a volte una maggiore dipendenza dei genitori dalla stessa insegnante, dove ce n'è una sola, per esempio. Ecco, se nelle scuole paritarie a volte c'è una sola insegnante, dove ce ne sono due, devono andare molto d'accordo per potersi unire, diciamo, di fronte anche alle famiglie, e poi ha comportato dover affrontare i singoli casi da soli e tutte le difficoltà, insomma. I bambini si sono adattati, ecco, lo metto tra virgolette questo termine. A volte in alcune scuole hanno fatto anche delle scelte affrettate, per esempio hanno formato delle sezioni omogenee pensando, omogenee per età intendo, pensando di poter gestire meglio i percorsi didattici, ecco, però in realtà si sono ridotte le possibilità. Allora, in questo momento, dialogando con insegnanti e varie scuole, abbiamo valutato i rischi e i benefici anche con gli addetti alla sicurezza e con i genitori, chiedendoci: quali sono le possibilità che abbiamo in questo momento di recuperare una dimensione migliore di incontro tra i bambini e gli adulti, i bambini? E quali possibilità di collaborare ampliando l'esperienza, che non sia un'esperienza che si fa soltanto appunto in uno spazio dove si fa tutto, ci si incontra, si lavora, si dorme, si mangia, eccetera. E così in molte scuole che conosco si è deciso di formare delle bolle a due sezioni o anche a tre. Questo è stato valutato il rischio, no? Perché in caso di infezione è chiaro che devono stare a casa due sezioni e non una. Però con tutte le attenzioni che ci sono e che ormai abbiamo imparato di sanificare, tenere pulito, essere attenti alla salute, chiedendo anche ai genitori di collaborare molto in questo senso, quindi di mandare a scuola bambini che stanno bene, si è pensato che vale la pena correre questo rischio per recuperare proprio una dimensione collaborativa che si era persa. Poi si potrà anche cambiare in itinere se le cose vanno male, voglio dire, ci vuole anche la flessibilità. Ecco, quindi è importante che ci sia un accordo tra insegnanti, addetti alla sicurezza, genitori, una valutazione degli spazi da utilizzare, delle modalità con cui incontrarsi, perché di fatto abbiamo anche verificato che la bolla veramente chiusa difficilmente è potuta esistere, ecco. E quindi io credo che sarà una buona esperienza che renderà molto contenti i bambini, innanzitutto. Infatti, già qualcuno, tipo la nostra autrice Tania, mi ha già raccontato che ai bambini sembrava incredibile poter stare con bambini di altre sezioni. Ma davvero possiamo stare insieme? Ma davvero possiamo giocare? Ecco, quindi vedete che c'è questo desiderio anche nei bambini, c'è questa necessità proprio di ampliare l'esperienza. Stanno arrivando anche alcuni commenti, te li leggo velocemente. Sì. Allora, Ausilia Venturella, che
che salutiamo e ringraziamo, scrive: nella mia scuola si apre una nuova sezione. Abbiamo mantenuto nei due gruppi due fasce di età. Bene, bene, perché la contaminazione tra età diverse è molto forte e c'è come dire, una forte imitazione da parte dei piccoli verso i grandi, i gesti di cura dei grandi verso i piccini e si impara reciprocamente stando insieme. Quindi si fanno dei salti nella crescita, nell'autonomia, nella possibilità di esprimersi e nell'imparare a stare insieme quando siamo nella diversità, anche di età. Ecco, io ci credo molto. Poi ci saranno, appunto, con le bolle a due sezioni, anche la possibilità di creare momenti in cui si fanno piccoli gruppi per età, per fare delle attività mirate, no? Come si faceva un tempo, senza la frenesia, la fretta, ma sempre con dei tempi rispettosi verso il bambino e quindi con molta pace, ecco. C'è bisogno di pace, direi, in questo mondo. Ecco, questo rispetto alle bolle, insomma. Poi, sai, ci sono tante cose da Ancora un fare. commento, Tatiana Palmiero, te lo leggo al volo, che scrive: è difficile ma non impossibile, si rivede l'organizzazione della scuola in maniera più creativa, di necessità virtù. Grazie Maurizio per questi momenti di confronto. Sì, guarda, grazie Tatiana. Avevamo dato tanti suggerimenti anche l'anno scorso per non perdere il contatto tra una bolla e l'altra, per condividere comunque un progetto tra adulti e con i bambini e per far capire ai bambini che comunque appartengono ad una scuola e non ad una bolla. Ecco, e questo è importante, direi. So che molti di voi che ci seguite avete realizzato veramente queste idee, questi pensieri, e questo mi dà tanta gioia, sinceramente. Proprio sono molto contenta quando vedo che ci sono tanti insegnanti che riescono a cambiare le cose e a migliorarle, ecco. Poi Ricordiamo anche che che domande anche più specifiche, che richiedono una tua risposta personale, personalizzata, possono essere inviate allo sportello docenti infanzia a questo indirizzo che vedete, perché se scrivete qui potete proprio ricevere una mail personale da Maurizia con una valutazione del problema, del dubbio che avete posto. Quindi sì, ti ringraziamo per questi momenti di condivisione con tutti, però davvero preziosissimo anche questo tuo servizio di, come vogliamo chiamarla, consulenza personalizzata, perché davvero è un qualcosa in più che puoi offrire al lavoro quotidiano degli insegnanti. sì, a me piacerebbe che oltre a fare domande e così, oppure a chiedere appunto consulenza su vari aspetti, raccontassero anche la propria esperienza, perché si impara gli uni dagli altri. Io imparo molto dai colleghi, insomma, che lavorano veramente nella scuola. Quindi aspetto sempre che arrivi qualcuno, e arrivano, per fortuna. Ogni giorno. Senz'altro. Sempre come tema caldo di questo rientro a scuola, quali gesti sono importanti in questo primo periodo? Questa è una domanda che dovremmo porci come gruppo per uscire anche dalla consuetudine, cioè dall'abitudine a ripetere magari ogni anno allo stesso modo e avere invece una nostra scala di priorità. Ecco, e guarda, oggi leggendo ho trovato un articolo di Franco Lorenzoni sull'importanza del primo giorno di scuola e mi è piaciuto molto. Lui ha fatto riferimento a Mario Loi e ha raccontato proprio degli episodi vissuti da Loi con gli alunni nel primo giorno di scuola. Ma quello che mi ha colpito, diciamo, particolarmente è stato proprio capire che un inizio, qualsiasi inizio, lascia un segno per sempre nella persona che lo vive.
E quindi proprio il primo momento in cui si entra a scuola, il modo in cui si è accolti, quello che succede in quelle ore, è come un tatuaggio, ecco, diciamo, dentro di noi. Franco dice: ma di che cosa hanno bisogno i bambini, al di là del fatto che noi prepariamo un bel ambiente, prepariamo dei giochi, delle attività magari da fare così, diciamo che l'essenziale è conoscere, farsi conoscere. E quindi come può avvenire tutto questo? Cioè, com'è che possiamo conoscerci e farci conoscere? Quali sono le situazioni che meglio ci consentono di dire di noi e di ascoltare degli altri? Ecco. Non sono solo le situazioni pensate in modo didattico, diciamo così, no? Ma sono situazioni più autentiche nelle quali i bambini possono parlare, esprimere idee, raccontare, ma non su comando o con domande dirette, ma intorno ad un tema che li coinvolge, che li interessa. Ecco, lui fa l'esempio di Mario Lodi che appunto stava parlando con i bambini e ad un tratto è arrivato un temporale. E quindi tutti hanno cominciato a raccontare la propria esperienza del temporale, di come lo vivono, se hanno paura, se non hanno paura, se guardano la pioggia e poi l'hanno disegnata. E hanno parlato di sé attraverso una situazione. Un'altra cosa che mi aveva colpito, me l'aveva raccontata sempre Franco Lorenzoni, perché io gli avevo chiesto: ma tu come fai a conoscere i tuoi bambini? Lui lavorava alla primaria, però diciamo la sua esperienza era un'esperienza di autentica relazione. E mi raccontò che portava i bambini in giardino, in cortile, e chiedeva a loro di costruirsi una casa, una casetta, utilizzando quello che trovavano, foglie, sassi, pezzi di legno, rami, qualsiasi cosa. E così ogni bambino si costruiva una piccola casa, o grande, o come voleva, e poi la raccontava agli altri. E questa casa costruita, rappresentava simbolicamente il bambino stesso, no? Se c'erano case senza porta, case con una porta molto grande, con delle finestre, con delle aperture, case piccolissime, case enormi, perché ognuno di noi è diverso e quindi proietta qualcosa di sé, no? In quello che fa. E da lì partiva tutto un lavoro in cui poi la casa costruita diventava raccontare se stessi, ma anche inventare storie e condividere con gli altri idee, esperienze e così via. Allora, noi siamo capaci di fare questo, di mettere i bambini in situazioni autentiche dove un vissuto reale diventa, diciamo, mediatore del dire di sé, dell'esprimersi, del raccontare della propria vita, perché è diverso da chiedere ai bambini come hai passato le vacanze o cose del genere, capite? Diventa qualcosa che ci appartiene e che condividiamo e questo fa una differenza. Quindi è importante il primo giorno di scuola, quest'anno non so come sia andata perché è stato difficile un po' per tutti da certi punti di vista, ma penso che da altri l'incontro sia stato bellissimo e l'esserci con i bambini, lo stare con loro, non lasciar solo fare, ma stare con loro, ascoltare le loro parole, provocare parole, condividere parole e pensieri, ma anche piccoli gesti di affetto, di ripresa della relazione o di avvio della relazione con quelli nuovi. Questo sicuramente è il primo gesto importante. Poi ce ne sono altri che magari, senza approfondire troppo, li posso elencare. Ecco, io direi che dobbiamo vivere i primi giorni di scuola nell'ascolto e nell'incontro e che quindi tutto quel lavoro che abbiamo fatto sul contesto perché fosse bello, accogliente, ricco di curiosità, di possibilità di azione per i bambini, di espressione, è proprio il luogo poi.
noi ci avviciniamo e ci guardiamo reciprocamente, ci ascoltiamo, ci misuriamo, no? Perché da lì parte poi tutta la relazione che vivremo durante l'anno. Se io fossi a scuola, curerei molto le routine perché le considero proprio, diciamo, una ritualità che avvicina, una ritualità che unisce, ecco, come la gioia che ci unisce, no? Come dice Franco Arminio, la gioia è un fiocco che ci unisce in una sua poesia. E vanno fatte con gioia. Spesso gli insegnanti pensano alle regole, sì, hanno ragione, i bambini devono abituarsi, rispettare le regole, ma non sono la cosa più importante in questo momento. Chiamiamo le regole modi per stare bene insieme, scoperta di convivere, rispettandosi, aiutandosi, e questo lo si fa non con le parole, ma proprio con la vita, insomma, con la vita insieme. E quindi routine di bellezza, che sapete io propongo sempre, che sono appunto fare il giro tondo, cantare, danzare, ascoltare la musica, leggere le poesie, gustare qualcosa di buono, anche trasgredire qualche regola, a volte, per esempio, saltando sui detti. Ecco, perché appunto l'eccezione poi è quella che ci fa capire invece anche la regola. E io chiederei agli insegnanti di non pensare a troppe attività strutturate, ma di pensare di più al contesto, ecco, e di accogliere gli spunti che vengono anche dai bambini. Non è una cosa così facile, eh? Non è una cosa così facile, perché noi abbiamo sempre l'idea che bisogna fare qualcosa e anche dimostrare ai genitori che abbiamo fatto. Girando nelle scuole in questi giorni ho visto già, diciamo, tra virgolette, dei lavoretti. Ma sono proprio necessari questi lavoretti per dimostrare che abbiamo vissuto qualcosa di bello, di importante e che ci fa crescere? Chiediamocelo, perché diciamo, forse dobbiamo abbandonare certe cose oppure rimetterle sotto un altro sguardo, ecco, sicuramente. E quindi, siccome quest'anno si parte anche col nuovo PEI, e nel nuovo PEI c'è proprio, come dire, un'impalcatura progettuale molto bella, perché si pensa ad azioni personalizzate, che non vanno bene individualizzate, personalizzate, non vanno bene solo per i bambini disabili. Tutti hanno dei bisogni particolari, no? E dei gusti, delle attitudini, delle preferenze. E poi c'è molto la cura del contesto, la cura del contesto perché facilitatori e barriere possono influenzare l'esperienza di crescita e di apprendimento del bambino. E questo vale per tutti i bambini, per i piccolini, per i grandi. Quante volte magari freniamo i bambini grandi che devono aspettare gli altri? Quante volte diciamo ai piccolini, ah no, voi siete piccoli, giocate, fate così. Invece tutti devono poter partecipare e trovare la risposta al proprio bisogno, al proprio desiderio. Ecco. E sì, bisogna lavorare molto sugli spazi per renderli curiosi, interessanti, esplorativi, ricchi di possibilità di gioco, gioco manipolativo, espressivo, costruttivo e simbolico, molto. Perché lì anche il gioco simbolico è stato penalizzato l'anno scorso, togliendo tutte le cose, no? È vero che si può giocare con materiali poco strutturati, però dobbiamo fare, a mio avviso, uno sforzo in più per mettere più materiali e variarli nel tempo, in modo che i bambini possano fare le esperienze importanti. Faccio un esempio. Hanno tolto l'angolo dei travestimenti, ovviamente, perché mettere lì vestiti, cappelli, scarpe, eccetera, non andava bene, non va bene, no? Beh, io se avessi la mia sezione, io mi preparerei un bel repertorio di cose
e potrai anche cambiarle tutti i giorni a fine settimana, fare una bella lavatrice e consentire ai bambini di vivere quell'esperienza anche solo con dei pezzi di stoffa, capite? Con delle cose che possono trasformare simbolicamente appunto in mantelli, in isole, in tovaglie, in qualsiasi cosa che suggerisca la loro fantasia, la loro esigenza di rivivere anche le esperienze reali, insomma, simbolicamente, ecco. E in tante scuole, in tutte le scuole, anche sulla rivista, si fa un progetto accoglienza, no? Ecco, io credo che questo progetto debba pensare soprattutto al benessere e quindi sì, per conoscersi, per imparare a stare insieme, a stare bene insieme, per fare delle scoperte interessanti, per esprimersi. E mi piacerebbe che i progetti accoglienza avessero questo sapore, insomma, ecco. È un invito. Poi ricordiamoci che bisogna aver cura di tutti, degli adulti e anche dei bambini. Magari dopo vi parlerò un po' del diario di scuola, che è una rubrica che curo quest'anno sulla rivista, e Chiara ci farà vedere magari la pagina. E questa l'abbiamo pensata proprio perché vorremmo recuperare pensieri buoni e buone pratiche essenziali, alle quali si possono aggiungere, io ne dirò alcune, alle quali potete aggiungere le vostre, per avere un repertorio ricco e buono, insomma, no? Di cose da fare e da ricordare nel tempo, perché a volte ci dimentichiamo anche. Hai già citato più volte anche le famiglie, in questa scuola a tutto tondo nella quale ci prendiamo cura di tutte e di tutti. E forse fra le domande di questo primo periodo è anche come gestire l'arrivo e l'uscita usando al meglio gli spazi in dialogo con i genitori, con le famiglie. Sì, guarda, mi è arrivata anche una domanda da Cristiana proprio rispetto al rapporto con i genitori. E questa riguardava soprattutto come comunicare con i genitori. E evidentemente gestire l'arrivo e l'uscita nel modo migliore è già un modo di comunicare, perché in alcuni casi abbiamo visto lo scorso anno che la comunicazione era tu resti fuori, non puoi entrare assolutamente, ma diciamo non ho fatto niente a volte per facilitare invece il distacco del bambino dal genitore, no? Per facilitare il dialogo necessario anche in quel momento in cui siamo sulla porta. È un dialogo diverso da quello dei colloqui, ovviamente, perché non può essere un dialogo approfondito, ma è uno sguardo, un sorriso, se non avessimo la mascherina, ma un cenno, diciamo così, che rassicura e che fa passare bene la giornata a chi lascia il proprio bambino, insomma. C'è chi non vede l'ora di lasciarlo a scuola, ma c'è anche chi ha difficoltà a staccarsi, no? Ma io penso soprattutto ai bambini. Cioè, l'anno scorso, insieme a Tania Pasquali e poi anche ad altri colleghi autori della rivista, abbiamo pensato molto a facilitare appunto questi momenti di arrivo e di commiato utilizzando gli spazi esterni. Ancora in troppe scuole non si utilizza lo spazio esterno come spazio di passaggio, no? O come spazio che diventa proprio aula didattica da utilizzare per esperienze veramente importanti, per la crescita, per l'apprendimento del bambino. Sempre parlando con insegnanti, molti mi hanno detto che comunque i bambini hanno fatto presto ad adattarsi e che i genitori sono rimasti fuori. Questo ha facilitato l'inserimento, ma in realtà forse dovremmo chiederci
che cosa è successo nei bambini, perché i bambini non hanno pianto, perché si sono trattenuti o non si sono permessi di piangere e che cosa e come poi questo è stato manifestato in altri modi, attraverso per esempio una regressione, perché in molti casi è stata constatata una regressione nei comportamenti, oppure un bisogno motorio molto forte, e anche per il fatto di non aver vissuto proprio questi passaggi al simbolico, non avendo tutti i materiali a disposizione come al solito e non avendo la possibilità di vivere i passaggi in modo armonioso. Ecco. Allora, è vero che ci può essere un'esagerazione nel rimandare lo stare a scuola del bambino a quando sarà pronto, lasciandogli tutto il tempo, a volte questo tempo diventa lunghissimo, no? E crea disagio anche alla famiglia, ma anche al bambino che non si decide mai a staccarsi. Ma tra un tempo lunghissimo di distacco e un tempo così, diciamo, che trancia veramente il rapporto, credo che si possano trovare delle soluzioni intermedie, quindi utilizzando molto lo spazio all'esterno. In alcune scuole sono stati preparati, per esempio, degli angolini all'esterno dove il genitore poteva fermarsi un attimo col proprio bambino, trovava una panchina, un tavolo, poteva stare a parlare, rassicurare, staccarsi un po' più lentamente. Poi sapete che l'entrata nelle sezioni a volte avviene per percorsi diversi. Ecco, questi percorsi in alcune scuole sono stati resi curiosi, interessanti, con degli allestimenti e dei particolari invitanti, diciamo, per il bambino. E quindi questo spazio del saluto e del chiacchierare insieme all'esterno, e poi che diventa anche spazio del ritrovarsi, andrebbe pensato, ecco, è una possibilità in più. Adesso i genitori potranno entrare a scuola a seconda delle disposizioni regionali e a seconda delle possibilità, appunto, che sappiamo, e possiamo organizzare un ambientamento, come dire, un po' più seguito, in modo che questo distacco non sia così immediato, perché anche se alcuni insegnanti comunque hanno detto che si sta meglio con i genitori fuori, ecco, non mi sembra corretto, sinceramente. Io credo che le relazioni vadano curate e che la comprensione del bene del bambino debba essere reciproca da parte degli insegnanti e da parte dei genitori. E Cristiana mi chiedeva appunto come comunicare bene con le famiglie, anche quando si organizzano delle riunioni, delle assemblee. In molte scuole si fa un'assemblea iniziale per informare i genitori di quello che succederà a scuola, dell'esperienza che vivranno i bambini, per prendere accordi, eccetera, eccetera. Noi sono anni anche con la rivista che proponiamo di fare questi incontri, sia che avvengano in presenza, magari all'aperto, se possibile, o sia che avvengano online, di renderli più vicini, diciamo, al senso dell'esperienza che il bambino vive e non che siano troppo formali. Quindi è inutile presentare regolamenti, progettazioni, progetti educativi, documenti. Cioè, questo non serve a niente. I documenti sono a disposizione sul sito, tutti i genitori possono leggerli, scaricarseli, e se li abbiamo scritti bene, comunicano bene. Anche se non abbiamo usato un linguaggio troppo tecnico, come succede a volte, no? È poco comprensibile. Invece queste occasioni di incontro sono occasioni per conoscerci reciprocamente. I genitori devono conoscere chi sono le insegnanti, che cosa pensano, come intendono la scuola e la vita di scuola, come intendono la relazione con i bambini, quali sono
diciamo, le aspettative reciproche, i traguardi da raggiungere insieme, i modi per collaborare, i temi forti, i valori da portare avanti. Ecco, per cui sarebbe bello scegliere così uno sfondo significante e anche comunicare attraverso modalità inconsuete, come può essere appunto una poesia o una lettura, una riflessione di valore. E Cristiana l'ha fatto con la sua scuola, vincendo anche le resistenze, magari dei colleghi che sono stati coinvolti, e tutti erano felici alla fine, anche le insegnanti, di essere riuscite a commuovere anche i genitori, a far sentire che c'è, diciamo, un'empatia profonda a livello educativo in quello che proponiamo. E quindi l'invito è a rivedere proprio la cura della comunicazione, che può avvenire in tantissimi modi, per esempio anche facendo un piccolo giornalino con le news della scuola da mandare a casa per via telematica o per mail, con qualche foto magari e qualche parola anche dei bambini, perché no? Curare le relazioni restituisce tantissimo in termini di stima, fiducia e possibilità di dialogo, quindi l'invito è questo, ecco. Grazie Maurizio, ricordiamo ancora qual è l'indirizzo per inviarti idee, dubbi, suggerimenti, condivisioni di esperienze, riflessioni e per chiederti idee e riflessioni. È questo dello sportello docenti infanzia che vedete passare adesso sullo schermo. E poi hai citato più volte il diario di scuola da te curato sulla rivista. E allora magari se vogliamo anche farlo vedere. Facciamolo vedere, dai. Eccolo qua. Questo è quello di settembre. Abbiamo cominciato con quattro parole per un nuovo inizio e queste parole che io ho proposto riguardavano o riguardano, insomma, ricominciare con gioia, accogliere con cura, offrire benessere, avventurarsi e vivere le relazioni. E per ognuna di queste parole trovate anche dei gesti che riguardano gli adulti e dei gesti che riguardano i bambini. Sono suggerimenti che poi vanno interpretati liberamente e vanno resi, come dire, adatti al proprio gruppo, alla propria realtà, insomma, ecco, dalla cura degli spazi ai giochi per conoscersi e costruire la fiducia, al curare, diciamo, i contesti che facilitano la relazione tra gli adulti, a farlo con i bambini, perché ci sono tante strategie per poterlo fare e situazioni che possiamo organizzare. Ecco, anche questa foto è bellissima, no? Perché fa vedere i bambini che leggono e questo momento individuale di piacere e di calarsi profondamente in se stessi nella relazione col libro, ma poi c'è anche il momento in cui si raccontano le proprie emozioni, le proprie scoperte. Ecco, offrire benessere in tutti i modi, pensando a organizzare dei momenti belli e buoni, a possibilità di scelta per i bambini, a sperimentare la lentezza e tutti i giochi della lentezza che sono stupendi e che ci riportano anche alla nostra stessa infanzia. E poi l'avventura, ecco, perché ci vuole un pizzico di avventura tutti i giorni. Le maestre lo sanno e sono capaci di, come dire, di creare situazioni in cui la curiosità, il mettersi in gioco, il fare delle scoperte, l'esplorare nuove realtà, diventa una vera possibilità per il bambino, anche usufruendo di tutto quello che offre il nostro territorio. Ecco, per esempio, stamattina sono stata in una scuola dove i bambini hanno fatto rafting e quindi quella è stata una vera avventura che poi non deve finire lì, ma deve diventare ricordo, racconto, narrazione, condivisione, capite? Per cui tutto quello che facciamo di ordinario e di straordinario crea il nostro mondo e la nostra storia.
E questa è la bellezza di stare a scuola. Ecco, allora io aspetto che voi mi scriviate e così nel salutarvi oggi vi leggo come al solito un pezzetto di una poesia lunga, la poesia di Beatrice Zerbini, è una poetessa bolognese bravissima. E lei parla in questa poesia del primo giorno di scuola, che è stato un po' il filo, no, che abbiamo usato oggi. Parla di tutto quello che abbiamo vissuto anche noi nel primo giorno di scuola, no? Avere delle cose nuove da portare a scuola, non sapere ancora come le useremo, come dire, sentirsi più grandi, vestirsi bene, essere pettinati, profumati. Anche questa cosa dei sapori, dei profumi che accompagnano l'esperienza, no? Che poi te le ricordi per tutta la vita, anche questi, e anche dell'amore, dell'affetto di chi ci accoglie e di come tutto cambierà poi mentre noi vivremo la nostra esperienza di scuola. E la poesia si conclude con queste parole. È dedicata a tutti i bambini, anche a quelli della primaria, perché è un po' una metafora, diciamo. È un primo giorno e ancora non lo sai. Piange, oltre i cancelli, di commozione e vita tua madre. La vedrai da lontano. Ti lancerà con gli occhi un seme, ma non lo innaffierai. Ti fiorirà nel petto come un presagio. Quando lei sarà già vecchia e tu soltanto un'anima che un giorno imparò a leggere sui libri, gli alfabeti, nei silenzi, le poesie. Non ti sento, Chiara. Comunque è una poesia bellissima Grazie. perché è una metafora del leggere proprio veramente i libri. Che si impara a scuola, ma anche del leggere la vita, del leggere se stessi, del conservare di questo un marchio indelebile. Una grande responsabilità da parte nostra, direi, che avviene però nella lietezza, nell'entusiasmo, nella gioia. Chiedono come sempre quando ci saluti con versi scelti con cura il titolo della poesia. Sì, il primo giorno di scuola, la poesia è di Beatrice Zerbini, la trovate sulla pagina di Anima Mundi Otranto, che è una casa editrice piccolina pugliese. Però chi la vuole magari possiamo anche pubblicarla, perché no? Certo. Allora, abbiamo iniziato anche noi il nostro anno scolastico insieme a te, ti ringraziamo, abbiamo parlato in questa diretta di che cosa, come fare a organizzare il lavoro con le bolle, quali sono i gesti importanti in questo primo periodo, come gestire arrivo e uscita con i genitori, abbiamo mostrato velocemente, per quanto il tempo ce l'ha concesso, il tuo nuovo diario di scuola. Che potete trovare sulla rivista Scuola dell'Infanzia e anche su giuntiscuola.it e che dire, grazie di tutto e lo sportello docente infanzia è sempre aperto, Maurizio è sempre a disposizione per accogliere e raccogliere idee e suggerimenti e scambiare riflessioni e buone pratiche per il lavoro quotidiano delle insegnanti. Maurizio, a te l'ultimo saluto, intanto ti ringrazio e alla prossima diretta. Grazie a te Chiara e grazie a tutti quelli che erano qui oggi e quelli che ci ascolteranno magari nei prossimi giorni. E mandatemi dei segnali perché anche per me è importante essere in comunicazione. Vi aspetto, Grazie e buon lavoro a tutte e a tutti. eh? Buon lavoro.